L'obiettivo di tutte queste cose è la formazione di cittadini con sani principi, perché noi tra 10 e 20 anni saremo i futuri cittadini di questa città. E la nostra città non vogliamo che sia controllata, manipolata dalle associazioni criminali. E quindi nel nostro piccolo, spero, cominciamo ognuno ad essere più aperti alla legalità. Sin dalle piccole cose, anche dalle varie scorrettezze che magari capitano a scuola, con gli amici, tutto deve contribuire a formare delle persone vere, con dei sani principi. Ora, se noi pensiamo, come dicevo prima, al Sud, no? Che appunto in questi giorni sono state fatte delle minacce al procuratore capo della DDA Bignatone, oppure ad altri magistrati intimiditi. La situazione qua adesso non è come giù, diciamo, non è come il meridione, poi è più tranquilla, ma io resterei molto tranquillo, sinceramente, anche perché se noi, cioè, solo per il tasso, una situazione che c'è giù, qua tra 5-6 anni, cosa succede? Che la signora Battistini la chiamano anonimamente e le fanno minacce, oppure che il magistrato di turno viene minacciato perché fa onestamente il suo lavoro. Cioè, io sinceramente a questa cosa non ci sto. Cioè, noi dobbiamo essere un ostacolo che la mafia, l'andrangheta devono superare. E noi dobbiamo essere anche il muro di fumo che deve intimidire la potenza criminale. Perché noi siamo la parte sana di questa società. E noi siamo il futuro e non vogliamo che la nostra condizione sociale venga intasata da gente come questa. Grazie. Prima di dare la parola a Massimo, devo dare un'informazione tecnica che ci sta purtroppo anche a cuore come organizzatori. Avete visto che all'ingresso c'è una scatola di cartone nella quale invitiamo tutti quelli che possono mettere 3 euro per il semplice fatto che questa sala e tutte le spese collegate all'organizzazione non sono coperte da nessuno se non appunto da chi la promuove. Forse 3 euro si trovano, se qualcuno ne trova anche 5 in tasca, molto meglio. La scatola è lì e speriamo che vi tocchi la coscienza mentre uscite. La seconda cosa è, vogliamo ricordare che lì all'ingresso e all'uscita c'è anche la possibilità di sottoscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare sulle energie alternative. E questo mi consente di anticipare che Sinistra Ecologia e Libertà, che è appunto Sinistra Ecologia e Libertà, organizza di qui a 12 giorni un incontro nella sua sede a Quadrifoglio, Borsano e Via Lodi con Mario Agostinelli sul tema del nucleare. Agostinelli, oltre ad essere stato sindacalista, consigliere regionale, è un fisico, è uno scienziato e ha scritto un libro assieme a un altro scienziato per fare un po' una radiografia delle opzioni che stanno davanti all'Italia e in alternativa appunto al nucleare. Anche qui siete invitati, il manifesto è fuori, potete annotarvi generosamente o disciplinatamente, vedete voi la data e l'orario, ci farebbe piacere incontrarvi. Nel dare la parola a Massimo, lasciatemi però ricordare un fatto. Forse 2 anni fa tu voi avete organizzato una manifestazione all'esterno del Tribunale di Busto, mi sbaglio? L'anno scorso. Bene, è passata di acqua sotto i ponti, perché a quella manifestazione alla quale erano invitati tutti gli studenti delle scuole superiori, perché è un'importante autorità, non vale neanche la pena di ricordarlo, non stiamo a polemizzare, diciamo, con politico importantissimo al quale avevate qualcosa da dire, quella manifestazione fu seguita da
15 persone e di giovani ce n'erano 10, e ce n'erano 10. Del liceo scientifico ce n'era uno, aveva anche il mio cognome, tanto per spiegarci. Bene, è passata, eh? Il tempo passa velocemente e sono veramente contento perché, vedete, quando si parte sempre quasi sempre da soli o in pochissima compagnia, e poi ci si trova in una grande compagnia e si sta anche bene a costruire delle cose pulite, oneste e capaci di darci un futuro diverso. Perciò io voglio dare atto a Massimo e ai pochi che hanno cominciato questa battaglia di avere caparbiamente seminato, e mi fa piacere che comincino a raccogliere i frutti di questo lavoro sulla coscienza civile dei giovani che ci consegneranno una società diversa. Devo ringraziare anche il Sinistra Ecologia e Libertà per l'invito di questa sera ad Alzateci Tutti. Ringrazio Gilberto, tra l'altro tornerei ancora più indietro nel tempo, tornerei al 2007, quando l'8 ottobre, quindi 4 giorni fa, di 3 anni fa, eravamo al Teatro Sociale insieme e tu moderavi l'apertura del nostro coordinamento regionale, c'era anche Peter Gomez quella sera. E sì, è passata di acqua sotto i ponti da quell'esperienza, e molto è cambiato in Lombardia. Molto è cambiato in Lombardia da parte nostra che facciamo attività da 3 anni, molto è cambiato forse nel sentire della gente, di certo molto è cambiato anche nell'attività giudiziaria che c'è stata in Lombardia in questi anni. Io ritorno al processo di questa mattina, ritorno per due motivi. Perché oltre alla partecipazione che appunto c'è stata dei ragazzi del liceo, del quale davvero vado molto fiero, in aula però sono successe due cose secondo me fondamentali. Uno, alcuni degli imputati, cioè il boss, prima Davide aveva spiegato che c'erano alcuni imputati per mafia e altri invece no. Bene, i boss mafiosi questa mattina hanno chiesto un giudizio abbreviato. Ora bisognerà aspettare la sentenza definitiva. Però io azzardo l'ipotesi che questa richiesta di giudizio abbreviato verrà a significare una sentenza in cui sarà scritto su carta, sarà scritto a livello definitivo che qui a Busto Arsizio, a Legnano, a Renato Pozzolo c'era una cosca della 'Ndrangheta che comandava, che commetteva omicidi, che taglieggiava i commercianti, che trafficava stupefacenti, che cercava di prendere gli appalti della nostra zona. Questa richiesta che stamattina è stata fatta dagli avvocati e degli imputati, per quanto naturalmente gli avvocati naturalmente difendevano i propri assistiti, dicevano beh comunque si potrà arrivare a una soluzione, beh però se io mafioso chiedo una abbreviazione per avere lo sconto di un terzo della pena è forse perché qualcosa, incomincio a capire che quelle prove che il PM cerca di portare contro di me sono forse abbastanza forti. E tanto forti sono che la seconda cosa da sottolineare del processo che c'è stato dell'udienza che c'è stata stamattina è che il pubblico ministero Mario Venditti, il pubblico ministero della TTA, ha chiesto il rinvio a giudizio, ahimè per gli studenti, ma in realtà da un lato sono stato molto contento, perché ha chiesto al giudice di poter riunire questo processo alla cosca di Legnano e Renato Pozzolo ad un altro processo che è molto più grande, che si riunisce con le indagini svolte dalla TTA di Milano insieme alla TTA di Reggio Calabria, che ha visto i 300 arresti di luglio e che ha visto parte degli stessi imputati che stamattina erano in aula di udienza a Busto Arsizio. Vuol dire che quegli imputati che hanno chiesto appunto il patteggiamento rientrano a far parte di un'organizzazione criminale che è la 'Ndrangheta, che si sta incominciando a delineare diversa da quella che pensavamo. E qui alzando una mia ipotesi, perché è certo, da quello che è venuto fuori nelle indagini concluse a luglio, che in Lombardia sono presenti 15 locali di 'Ndrangheta. Vuol dire che la 'Ndrangheta non ha più quella struttura che conoscevamo prima, che la differenziava da Cosa Nostra, mentre Cosa Nostra sappiamo. Spiego, i locali di 'Ndrangheta come delle cosche territoriali della 'Ndrangheta. E dicevo, quello che noi sapevamo fino a luglio, che differenziava la 'Ndrangheta da Cosa Nostra, era appunto che Cosa Nostra era una struttura piramidale,
mentre l'Andrangheta era una struttura orizzontale che occupava ogni locale, appunto ogni costa, ogni famiglia occupava il proprio territorio e decideva per se stessa. Bene, a luglio è stato dimostrato il contrario.